Un incidente tra auto e moto è accaduto oggi, poco dopo le 13, in via Foscarini, in mezzo alla campagna, nei pressi di una curva, in una carreggiata stretta con banchine problematiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale che ha svolto i necessari rilievi e i carabinieri, oltre all'ambulanza del SUEM 118, l'automedica e l'elisoccorso del SUEM, che ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso, presumibilmente di Mestre. Il ragazzo, non ancora ventenne, è stato portato via o intubato, anche se inizialmente nelle prime fasi del soccorso era cosciente. Lo scooter presenta solo graffi dovuti alla caduta e al conseguente pattinare sull'asfalto, finendo a lato della carreggiata. L'auto ha terminato la sua corsa sul campo attiguo, da dove il mezzo di soccorso l'ha recuperata. Del posto anche l'uomo alla guida, tra i 60 e i 70 anni, che si stava dirigendo verso Sottomarina. Lo scooter invece sembra si dirigesse verso Brondolo. Entrambi i mezzi sono sotto sequestro. Eventuali aggiornamenti in seguito. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.